Buongiorno, siamo della redazione del Book Blog e siamo qui con Sio a fargli qualche domanda. E... quando e come è iniziata la tua passione per il disegno? Allora, io non ho mai saputo disegnare, il disegno è sempre stato solo una cosa perché volevo fare i fumetti, e quindi siccome non ero impaziente, volevo fare i fumetti, più che altro li volevo scrivere, e mi serviva qualcuno che li disegnasse, il più veloce che conoscessi ero io, anche se non sapevo disegnare, li ho disegnati io perché volevo farli. E noi sul web vediamo sempre il tuo lato più scherzoso, eccetera. Ma ci sono state, se sì, quali sono state le cose, le sfide e i sacrifici che ti hanno portato fino a qui? E voi vedete le cose che pubblico e non vedete tutte le cose che scarto e tutti gli anni di lavoro che, in cui nessuno leggeva i miei fumetti. E quindi insomma si arriva a qualcosa dopo anni e anni di lavoro. Dunque tutto lì. Adesso invece mi diverto un casino e basta. Da cosa ricavi l'ispirazione per creare le tue strisce? Boh, io non credo molto nell'ispirazione, questa domanda rispondo sempre nella stessa maniera, cioè mi metto lì a scrivere ore ogni giorno e quello che mi piace lo tengo, quello che non mi piace lo scarto, quindi credo più nel lavoro che nell'ispirazione. Se uno vuole imparare a scrivere, se si mette a scrivere tutti i giorni per anni, prima o poi qualcosa impara a fare sicuramente. L'esserti trasferito in Giappone ha influenzato in qualche modo il tuo stile artistico e il tuo modo di disegnare? No! Sono andata a Roma ultimamente e in metro ho visto le tue vignette. Ancora? Sì, ancora! E com'è sapere di aver disegnato per la metro di Roma? Cioè, com'è pensarci? Fa effetto? Non fa effetto? No, più che altro è stata una cosa che ho fatto ai miei amici di ARF, che è la fiera testaccio che c'è anche fra poco a maggio. È stata una roba che ha dato ARF, ARF l'ha data ATAC e niente, adesso c'è ancora la mia voce, non so per quanto ancora andrà avanti. Cosa provi quando disegni? Voglia di finire e andare a mangiare. Ringraziamo Sio per aver risposto alle nostre domande e niente, un saluto. Grazie a tutti. Posso fare una dichiarazione? Grazie a voi, ciao mamma, sono su un video.